Ciao ragazzi, come state? Eccoci giunti al giorno 11. Apriamo come sempre il calendario dell'avvento di Enza, che presumo sia una tazza. Ho una vaga sensazione. Allora, vediamo. Per non dimenticare di dormire, prezzo. Allora, togliamo via. Vediamo cosa c'è allora. No, bellissima l'emoji! Io adoro l'emoji. Relax. Hashtag smiley world. Bellissime. Io adoro le tazze, adoro le emoji e adoro le tisane. Quindi è un trio fantastico. Oh no, guardate che bello! La luna, cuore, qua i puntini puntini. Dormo. Questo vabbè, il caffè. E questo cosa vuol dire? Non lo so. Questa emoji non la conosco. Bellissimo. Che bello, bello. E poi ovviamente originale smiley. Che bello, grazie, grazie, grazie. Adoro le tazze, fantastico. Ne ho veramente tantissime di tazze, però non sono mai abbastanza. Un po' come i washi o gli stickers, ecco. Non c'entrano molto come abbinamento, però siamo lì. Poi continuiamo con la dolcezza IKEA. Allora, giorno 11, fate. Eccolo qui. Proprio qua in parte. Abbiamo dei topolini e il dolcetto. Questo sembra molto molto buono. Non vi fa venire l'acquolina in bocca. E vi dico anche a che gusto è. Allora, ecco, ok, come non detto, ragazzi, non lo mangerò. Croccante alla cannella. Blah. No, io odio la cannella. Uffa, mi ispirava parecchio mangiarlo, vabbè. Ovviamente il mio ragazzo sarà molto molto contento. Vediamo cosa ci dice questa finestrella oggi. Quindi accendiamo l'applicazione dell'IKEA. Allora, vediamo dov'è. Ristora Eccolo qua. natalizio. L'amore passa dallo stomaco, dice un detto popolare. E poiché Natale è la festa dell'amore, alla vigilia è dunque concesso banchettare alla grande. Con il buffet natalizio, gli svedesi dimostrano quanto tengono ai loro ospiti e al periodo natalizio, perché il tradizionale banchetto di Natale è grandioso sotto ogni punto di vista. Tra i classici ingredienti che lo compongono vi sono tanti ospiti, tante portate e tanto tempo. Una portata di pesce apre di solito il buffet. Con salmone affumicato, arringhe marinate o lutefisk, ovvero un pesce essiccato e marinato. Segue la portata principale con pietanze calde, come ad esempio le amate polpette svedesi, cod bullar, accompagnate dalla salsa, gratin di patate con acciughe, Janssons frestelse e prosciutto di Natale, Yule schinka. E per finire, niente banchetto senza dolcetto. Ci sono delizie come praline, riso al latte o pasticcini. Tuttavia, per gustare un buffet di Natale scandinavo, non si deve andare per forza in Svezia. Tutto ciò che vi serve per un delizioso Yule board lo trovate naturalmente anche da IKEA. Bene, e quindi abbiamo scoperto anche questo. Quanti di voi fanno il cenone della vigilia di Natale? Io no, a casa mia tradizione è sempre fare il pranzo di Natale. Non abbiamo mai fatto il cenone della vigilia. Non so se magari. Boh, ognuno ha le sue usanze, ma. Io non ho questa usanza, voi invece, ad esempio, il mio ragazzo, sì, lui fa proprio, con la sua famiglia, fa la cena della vigilia di Natale. Quindi ognuno ha la sua, penso, no? Non so da cosa dipenda, non lo so, onestamente è una cosa che mi chiedo sempre. Ok, allora, passiamo al prossimo calendario dell'avvento, che sarà, facciamo, dai, quello della Play-Doh. Che è quello che ci piace un pochino di meno. Allora, giorno 11.
Oh, guardate, abbiamo il corretto natalizio. Sono tre bimbi. Che carini. Molto, molto carini. Li adoro. Poi, vediamo cosa ci porterà oggi la valigia di JT. Allora, il giorno. Ah, eccola qua. Piccola, piccola, piccola. Che cosa ci sarà dentro? Ovviamente gli occhiali. Ovviamente. Allora, ve li faccio vedere. Eccoli qua. Sono degli occhiali semplici, hanno le lenti che sono leggermente glitterate, non so se riuscite a vederle nello schermo. E a dire il vero, farebbero parte dell'outfit, quello dell'altro giorno. Però io ormai l'ho lasciata in outfit rock, quindi vediamo. A parte che veramente, onestamente, gli occhiali nelle LOL mi hanno un po' stufato, perché bene o male sono sempre gli stessi, gira e rigira sono sempre gli stessi e non mi fanno onestamente impazzire. Voi cosa ne pensate? Cioè, potrebbero inventarsi qualche nuovo accessorio? Magari una borsa a tracolla, potrebbe essere un'idea un po' alternativa. Finiamo la giornata con il fantastico calendario della Walt Disney. Allora, ce la posso fare. Eccola qua. Allora, oggi abbiamo qualcosa di sottile. No, che carina. Allora, lei, non vorrei dire una cavolata, ma non è. Non dovrebbe essere Anna, mi sembra, o è Anna? Perché mi ricorda un po' la bimba di un su Rapunzel, però no, è Anna, mi sa. No, non è Anna. È Anna o non è Anna? Vediamo qua dietro, scusate. E ovviamente qua non c'è. A me sembra una di quelle bambine che acconciava i capelli a Rapunzel. Non lo so, mi dà questa impressione. Però c'è da dire che anche. No, deve essere Anna, credo. Ho dubbi. No, perché vedete, ha come si chiama? Il fiocco di neve sotto i piedi. E quindi fa parte di Frozen. Però non mi sembra Anna. No, non lo so. Scrivetemelo giù nei commenti, perché secondo me non è Anna. Boh, non lo so, non lo so. Dubbi, 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 dubbi. Mi fa dubitare sulla mia conoscenza disneyana, ma non mi sembra Anna. Comunque, scrivetemelo giù nei commenti, così mi sapete dire cosa secondo voi di che cartone è. Sicuramente non è di Lilo e Stitch, sicuro 100%. E come immagine mi sembrava moltissimo, ma moltissimo, una bimba che intrecciava i capelli a Rapunzel. Però, non è detto. Allora, qua c'è tanto. Continua a volermi cadere addosso. Quindi, allora, in conclusione, oggi abbiamo trovato questa fantastica, super bellissima tazza per le tisane notturne di Enza. Troppo bella. Lo stampino con questi tre bimbi che cantano le canzoni natalizie, gli occhiali stilosi di JT e per finire questa bimba che non capisco che bimba sia. Sicuramente farà parte di Frozen per via del fiocco di neve, ma mi ricorda tantissimo una delle bimbe che intrecciava i capelli Rapunzel, quindi c'è un dubbio su che cartone faccia parte. Bene ragazzi, quindi allora per oggi è tutto, spero che questi calendari dell'avvento vi piacciono, scrivetemi quale vi piace di più, anche se penso che quasi tutti ormai, a parte ovviamente quello di Enza, che a parte, cioè, sono tutte cose belle, quindi non possiamo fare il paragone, ma tra gli altri penso che quello della Disney sia veramente quello più bello e più ben fatto. Bene ragazzi, allora io vi saluto, noi ci vediamo domani, ciao ciao! Ciao ragazzi, come state? Oggi è il 12 di dicembre. Iniziamo sempre aprendo
il regalino da parte di Enza che ci dice per trasportare la mente in luoghi lontani. Non ho idea di cosa possa essere. Vediamo. Che cos'è? Wow! Allora, è una scatolina in legno e sopra abbiamo questa creazione in resina bellissima, lo adoro, con il segno del cancro che è il mio segno zodiacale. Mamma mia, che bella! Dove hai trovato questo stampo? Lo voglio, troppo bello! E vediamo se c'è dentro qualcosa. Sì, c'è anche dentro qualcosina. Aia. Che cos'è? Ah, incenso! Sembrerebbe tipo sandalo come profumo, credo, non sono sicura, però è buono, molto molto buono, che bello, cioè veramente troppo carino, adoro questo stampo, wow, bellissimo, bellissimo, grazie, grazie mille, troppo troppo bello, lo adoro veramente. Troppo bello, bellissimo, stupendo. Ok, poi abbiamo qua davanti il calendario della Play-Doh, quindi troviamo il giorno 11, no, siamo che giorno 11? Siamo al 12, ieri era 11, 12, eccolo qua, questo è bello lungo. Abbiamo il mattarello, aia. Ecco qua, il classico mattarello blu. Da piccola ne avevo tantissimi. Non è vuoto. Di solito il mio era vuoto. Vabbè, è chiuso comunque. E il classico mattarello blu, insomma, io ne avevo tantissimo. Mi ricordo, ecco, un ricordo mio di infanzia. E non so se anche da voi c'era, ma a casa mia c'erano i topolini che portavano via le cose. E una sera non avevo messo in ordine le mie cose del Play-Doh e il giorno dopo erano sparite e i miei genitori mi hanno detto che siccome ero disordinato i topolini me li avevano portati via. E quindi ciao ciao, insomma, capita. Poi passiamo oltre, andiamo al calendario dell'IKEA e il 12 è qua in alto, in alto, in alto, proprio all'estremità. Quindi un attimino che lo apro e vi anticipo che abbiamo una ricetta e il cioccolatino di oggi è questo ed è, adesso vi dico a che gusto, è il tartufo al toffee, quindi deve essere molto molto buono. Allora, adesso ce la posso fare, ragazzi. Prendiamo il nostro calendario IKEA, la nostra applicazione. Perfetto. Zafferano per Lucia. Il 13 dicembre, il giorno di Santa Lucia, in Svezia si mangiano per tradizione i Lussenkatter. Si tratta di un dolce che in realtà si chiama Saflambullar, ma che viene decorato con uvetta nel giorno di Santa Lucia. Sembrerebbe buono. Quanti di voi festeggiano Santa Lucia? Scrivetemelo giù nei commenti. Allora, intanto, questo Saflambullar servono due bustine di zafferano in polvere, lievito, burro, latte, zucchero, sciroppo d'acero, quark alla panna, farina di frumento, sale e uovo. E quindi poi abbiamo la nostra ricetta. E appunto vi chiedevo quanti di voi festeggiano Santa Lucia, perché anche qua sto notando appunto delle differenze. Ad esempio, a casa mia si festeggiava appunto Santa Lucia, mentre a casa del mio ragazzo non si festeggiava Santa Lucia, ma si festeggiava San Nicolò, che se non sbaglio è il 6 di dicembre. Quindi non lo so come mai queste differenze. Scrivetemi voi chi festeggiate, Santa Lucia o San Nicolò? Sono curiosa di sapere anche la vostra festività.
Ora apriamo la valigia di JT, scopriamo che cosa ci riserva oggi. Allora, abbiamo qua. Che cos'è? Abbiamo il bikini, un bikini, quindi una parte alta del costume molto bella. Un po' stile Sirenetta con le conchiglie, molto molto carino. Quindi alla fine il look, diciamo, rock finisce qua, quindi o rimane questo qua, è un pigiama, non lo so ragazzi. Allora, togliamogli gli occhiali, togliamole questa, io la chiamo ormai camicia da notte, mettiamole il bikini e a sto punto domani penso che ci sarà la parte bassa, a sto punto, di questo costumino. Allora, mettiamoglielo su. Che poi, tra l'altro, non vorrei sbagliarmi, ma sembra proprio il bikini della LOL, quella della Ball Verde. Aspettate che la prendo, perché ce l'ho. Allora, tanto cascherà giù il calendario della Disney, ovviamente. Allora, prendiamo la nostra LOL. Ce l'ho qua in alto, eccola. Allora, sì, ragazzi, è praticamente identico. Spiaccicato, hanno cambiato solo il colore, quindi è proprio uguale. Quindi a sto punto, domani probabilmente troveremo questa gonnellina, questo slip gonnellina. Che fantasia, ragazzi! Dico solo questo. Ok, va bene. Allora, apriamo anche il 12 nel calendario delle Animators. E questa è finalmente Elsa. Allora, qua sono sicurissima che sia Elsa. Non ho dubbi al riguardo. Giriamo, aspettate, prendiamo. Quindi a sto punto, ragazzi, secondo me questa è Anna. Mi sa proprio che è Anna. Decisamente. Che carine che sono troppo cucciolose. Cioè, veramente, ragazzi, sono fatte talmente bene. Cioè, guardate proprio anche la colorazione del vestito è proprio fatta nei minimi particolari, nessuna sbavatura. Giusto forse qua un po' nella treccia c'è un po' di azzurro. Ma sono fatte veramente molto molto bene. Cioè, veramente stupende. Bene, ragazzi, quindi anche per oggi abbiamo terminato l'apertura dei nostri calendari dell'avvento. Un po' mi dispiace perché mi piace tantissimo scoprire queste cosine troppo troppo carine. Ricapitolando, allora. Abbiamo trovato il bikini del nuovo costume di JT. Poi abbiamo trovato il mattarello. Abbiamo trovato Elsa. E il regalo di Enza, che è stupendo, questo scrigno, diciamo, contenente l'incenso, i coni di incenso. Bellissimo. E quindi anche per oggi è tutto, noi ci vediamo domani. Ciao ciao! Ciao ragazzi, come state? Eccoci insieme per aprire un nuovo giorno del calendario dell'avvento. Iniziamo aprendo questo bellissimo pacchettino. Abbiamo il bigliettino con il pinguino, troppo carino. Perché un sorriso può stare anche in borsa. Vediamo. No, che carino! Bellissimo, ragazzi! Cioè, lo adoro. Enza è stupendo. Io adoro le emoji, come sapete ormai. Ma vediamo dentro c'è. Che carino! Guardate che simpatico! Bellissimo! Questo si può appunto appendere dove si vuole, ma si può anche agganciare, vedete, da qualche parte qua. Non so dove potrei metterlo, mettendolo da questa parte.
Al momento non mi viene in mente niente. Scrivetemelo giù nei commenti, qualche idea. Però devo dire che è molto molto carino, anche adoro l'astuccio. Sicuramente li userò entrambi, quindi grazie grazie di cuore, bellissimo. Poi continuiamo con il calendario Walt Disney che abbiamo proprio qua davanti. Allora, secondo me questa è una sedia. Ah no, non è una sedia. Questo è il giradischi di Lilo. Che carino. Secondo me potevano farlo che si potesse anche chiudere. È il classico giradischi, quello a valigetta. Fatto molto bene comunque, si sono fatte veramente molto ma molto bene. Queste degli Animator sono fantastici. Ok, continuiamo con il calendario dell'avvento della Play-Doh. Quindi spostiamo questo della Disney. Allora, vediamo, il giorno 13 ce l'abbiamo qua e abbiamo uno stampino. Ah, questo è sempre a forma di ghirlanda, come vedete, con il fiocco, però ce n'era già uno a ghirlanda. Aspettate che li ho messi tutti qua per poi utilizzarli. Allora, sono sicura che c'era. Ah, eccolo qua, era questo. Così, e questo invece è più piccolo e più bombato. Beh, molto bello, questo mi piace di più. Andiamo avanti con la valigia di JT. Allora, aspettate che chiudiamo i giorni passati. Quindi abbiamo il 13. Dove sei? Dove sei? Qua c'è il 14, 13, eccolo qua. Oh, abbiamo la gonna. In teoria pensavo ci fosse la parte bassa del bikini. Quanto pare no. Allora, mettiamogliela. Io e le gonne non andiamo per niente d'accordo. Dai, non è malvagia, onestamente però ci metterei una giacchina sopra, perché così mi sembra un attimino troppo svestita. Teniamogli la gonna più bassa se si riesce, vediamo. Più o meno così. Ma non mi ispira molto, onestamente. Poi continuiamo con l'ultimo calendario, che è quello appunto IKEA. Allora, il 13 è qua in alto. Abbiamo una bella casellina grande, guardate, che appunto è quella di Santa Lucia, perché oggi è Santa Lucia. E abbiamo una tavoletta che non vuole uscire. Ok, ce l'ho fatta. Una tavoletta mini con questo Babbo Natale con la candela. Vediamo dietro. Questo è una semplice tavoletta di fine cioccolato al latte, quindi molto buona. Ora vediamo cosa ci racconta il calendario dell'avvento IKEA a proposito di Santa Lucia. Allora, prendiamo il calendario un attimino, perché ovviamente ho, eccolo qua, ho spostato un po' le icone dal cellulare. Lucia, il sole nel buio dell'inverno. La festa di Santa Lucia è la risposta degli svedesi al buio inverno. In questa data cadeva, secondo il calendario degli antichi, il solstizio d'inverno, dunque la notte più lunga e il giorno più corto dell'anno. Il ruolo di Lucia consiste nel riportare la luce.
La mattina del 13 dicembre le figlie maggiori vestono i panni di Lucia e con dei paggetti al seguito vanno di stanza in stanza a svegliare la famiglia con canti e candele accese. Il tutto accompagnato da caffè e dolci, così anche l'inverno più duro fa meno paura. Perché più tardi, quando il gruppetto di bambini serve la colazione con le tradizionali brioche allo zafferano, dopo i canti tradizionali non brillano solo le candele, ma anche gli occhi dei genitori. In Svezia questa usanza è diventata sempre più popolare con il tempo. Non c'è da meravigliarsi. Dopotutto, chi potrebbe scacciare meglio l'oscurità di un piccolo raggio di sole con una coroncina di candele? Beh, devo dire che è molto molto carina come usanza. Bene ragazzi, ma quindi ricapitoliamo. Oggi abbiamo trovato questa barrettina di cioccolato al latte, il giradischi di Lilo, la minigonna nera, sembrerebbe quasi in pelle. Tra l'altro guardate, è anche semitrasparente sotto, non l'avevo notato prima, di JT, opa. Questa ghirlanda natalizia bombata, che secondo me questa verrà veramente molto bella, del calendario della Play-Doh. Ed infine abbiamo il regalo di Enza, questo bellissimo astuccio, è il portachiavi, mettiamo un portachiavi smile, così, sono troppo molto carini, adoro, bellissimo. Bene ragazzi, quindi anche per oggi abbiamo terminato, ci vediamo domani, ciao ciao.